Bieco SRL, incontrata a Mulinello a Patti. Ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container e compattatori scarrabili. Presso la sede incontrata a Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale e compost. Bieco SRL, al servizio dell'ambiente. La GAEMA SRL Ecology Sector è una società sensibile ai concetti di ecologia e all'ottimizzazione del trattamento dei rifiuti. Propone progetti di riciclo con soluzioni personalizzate, moderne e a costo zero. Tramite la concessione con l'azienda leader Garbi, la GAEMA SRL offre l'opportunità di installare ecocompattatori ecologici sul territorio italiano. E in stretta collaborazione con la piattaforma ecologica Sagem SRL incontrata Acqua Santa, che esercita attività di messa in riserva e di recupero. La loro missione? Far diventare un costo una risorsa. Oggi con la telecamera di Omnia News siamo in via Padre Pio e siamo qui perché siamo stati chiamati da alcuni abitanti della zona, i quali ci segnalano un inconveniente o meglio ancora un problema stradale. Sì, stiamo parlando di questa erba alta che, scendendo dalla via Monsignor Ficarra, che fa incrocio con la via Padre Pio appunto, non permette la visibilità. Esattamente, il nostro cameraman adesso sta facendo vedere un po' tutta la zona per rendervi conto personalmente di com'è appunto la gravità. In effetti, arrivando all'incrocio, allo stop dunque, chi si ferma in questo punto non ha più la visibilità e dunque non sa se sta per arrivare un'auto e dunque fermarsi, oppure potrebbe uscire in quanto la via è libera. Giustamente non è un problema così gravoso, non è un problema di così tanta, diciamo, difficoltà, in quanto basterebbe semplicemente la squadra degli operai che venissero con i propri attrezzi, i propri arnesi, per poter decespugliare tutta la zona. Ed è questo noi che siamo qua, che vogliamo appunto attenzionare all'amministrazione comunale, all'assessore a ramo, all'ufficio competente, affinché domani, nei prossimi giorni, tra una settimana magari, quando loro riterranno opportuno, venire in via Padre Pio, incrocio con la via Monsignor Ficarra, e radere, naturalmente fare pulizia di questa area comunale, affinché la stessa, oltretutto, con il caldo che ormai è abbastanza elevato, non prenda fuoco e dunque ci può essere anche la conseguenza di qualche incendio in prossimità delle abitazioni vicine. Ripetiamola, la nostra è soltanto una segnalazione, dunque un servizio che stiamo facendo anche per gli abitanti della zona, affinché qualcuno si adoperi e venga a tagliare l'erba in questo incrocio pericoloso.